Io non so se si intuisce, se si capisce la rabbia che posso provare in questo momento per i malagento, per quello che hanno fatto ai compagni e che hanno fatto a Kodrak. Specie a quest'ultimo. Kodrak stava aspettando la morte. Su questo non ci piove, perché voleva raggiungere Sovngarde. Ma non poteva raggiungerla a causa di questa maledizione, di questo spirito lupo che è dentro di sé, che è dentro a molti altri compagni. Maledizione causata dalle streghe. Abbiamo risolto questo problema. Abbiamo preso queste teste di streghe. Dovevamo riportarla una testa a lui. E poi la maledizione molto probabilmente sarebbe stata spezzata. Ci eravamo riusciti, ma questi bastardi hanno rovinato tutto. Sarà una vendetta spietata, ragazzi. Seguirò il consiglio che ha fatto quel ragazzo. Belli a testa alta, nessuna magia, niente, spada e scudo. Poi ci penserà Valdimar. Valdimar non è con me, c'è Vilkas in qualche parte qui sotto. Allora, qui fuori adesso sicuramente ci sarà qualcuno, ma non mi carica i personaggi, gli NPC. Sicuramente c'è qualcuno. Questi qui fuori li ammazzerò invece con due frecciate, tre, chiunque ce ne... non so quanti ce ne sono. E poi dentro farò la strage, dentro farò una strage proprio a spada e scudo. Ma questi qua fuori li ammazzo così. Mi ricorda anche un po' il patriota con Mel Gibson. Mira bene e sbaglia poco. Ok. Li farò a pezzi. Uno. Ce n'è uno. E sta seduto lì, tranquillo. È proprio questa la cattiveria. Perché l'onore è anche... Non è così col piede nascosto. Ma adesso c'è rabbia, tanta rabbia. Ce n'è un altro. Le si vedevano già da lontano. La pagheranno cara. La pagheranno cara. E nel frattempo Vilkas non c'è. Io per salire lì ho dovuto fare dei salti un po' strani, perché volevo studiare bene la situazione. Ma lui si è perso, va bene. Appena caricherò questa porta, cioè aprirò questa porta, col caricamento comparirà. Eccolo qui, Vilkas. Mamma mia che occhi. Comunque ha quest'elmo, eh? Bello. Andiamo. Ho in mente una cosa. Sicurezza. Cioè, devo essere sicuro di quello che sto facendo. Devo essere arrabbiato. Il tuo ruolo si tramuta in sussurro, rivelando la forza vitale di tutte le entità. Due, cinque. Questi cinque cadranno. Tra pochi secondi. Mi auguro. Grande Vilkas, grande! Hanno attaccato le spalle. Sono codardi, sono codardi, questo non c'era dubbio. Questo ce l'ha il libro. Qui dovrei avere tutto. Ok. È inutile che mi rimetto l'urlo. Forse inesorabile. 4, 5. Ok. Potevo proseguire dritto. Qui era soltanto quella stanza dove c'era quello lì.
quello che mi ha colpito alle spalle, va bene. La vogliosa cameriera argoniana. Questo è il libro che Late Night mi ha consigliato. Adesso non ricordo tanto. Vabbè, io me lo prendo. Non ricordo. Poi quando leggerò i commenti, non vado a finire il video, magari capirò. Qui si continua. Però facciamo così. Voglio proseguire dritto. Anche perché è capibile dov'è il capo. Ah, perfetto, allora, perfetto, perfetto. Questo sarà uno shortcut finale. Benissimo. Facciamo quest'altro giro allora. Ragazzi, molti di voi mi hanno scritto altri commenti che poi non sono riuscito ancora a leggerli, so solo che sono arrivati molti altri commenti e sicuramente altri consigli. Io non posso, non ho visto, non ho potuto leggere perché, come al solito, il tempo, quando posso, io registro, non ho giorni prestabiliti. Ecco, l'unico commento che ho letto per intero, ma a cui non ho ancora risposto perché non ero al PC, è quello di Skyslash, che mi consiglia i vari giorni come postare i video. Cioè, tipo, inizio settimana Skyrim, fine settimana God of War, a inizio mese un codec e così via. Poi mi ha consigliato anche di iniziare una serie su Dark Souls. Questo voglio. Ok, ti risponderò poi con il commento, ovviamente, ma posso già dare una risposta anche qui. Mi è praticamente impossibile fare una terza serie perché è proprio il tempo che mi manca. Sarebbe bello fare Dark Souls, ma del mondo di Dark Souls so proprio pari a zero. Qui almeno sugli Elder Scrolls qualcosina sapevo della lore e va bene, lì partire proprio da zero non ci sarebbe niente di male sicuramente, anche perché poi ci sarete voi a supportare, questa è sicuramente una cosa bella, ma non ho il tempo, niente, proprio niente, e non riesco a fare i giorni prestabiliti perché quando io ho quell'ora e mezza di tempo gioco a Skyrim, quando ho quei tre quarti d'ora di tempo faccio God of War. E quando registro e poi riesco a montare, lo metto subito nel canale. Non mi conviene aspettare. Cioè, c'è una rabbia pazzesca, pazzesca. Devo dire che L'ho già ripetuto, ma mai provato questa sensazione. Ma in nessuno Elder Scrolls, tra l'altro. In nessuno. Questo mi ha fatto particolarmente arrabbiare, questa vicenda. Allora, vediamo di qua cosa c'è. Non voglio lasciare libri, magari, perché mi piacerebbe sapere di più dai Mano d'Argento. Cosa avevano in mente. Magari un diario, classici diari, no? Come anche scrive Testimone del Sole. Cioè, sempre qualcuno scrive diari in Skyrim. Pare di no. No, facciamo. Ma devo andare a forza qui. Ho abbastanza intenzione di fare questo. Però, ok, c'è un caricamento. Non so quanto lungo ancora possa essere questa fortezza, questo dungeon. Devo passare di livello, tra l'altro. Vilkas si sta rivelando molto, molto forte. Trappola. Oh, pensavo che la prendeva, niente. Guardate le espressioni di Hank, come si addice a tutto questo, eh? È bellissima questa cosa. Togliamo il cadavere. Ok, la trappola era stata attivata e non potevo passare altrimenti.
A volte se non c'è qualche diario, non c'è nulla, è l'ambiente stesso che può parlare per noi. Qui c'è poco da discutere. Sono cacciatore di lupi. Di lupi mannari. Quindi è ovvio che ci sia un lupo lì, imprigionato e ucciso e torturato. Basta giocare. Ho voglia di trasformarlo. Cioè, devono capire la paura. Devono sapere cos'è la paura. Adesso non posso raccogliere nulla, quindi è fondamentale tornare indietro. Questo adesso non ci pensavo. Ok, in ritardissimo il suono, ma non fa nulla. Mamma mia. Oh! Fantastico, addirittura una presa, bellissimo. Guardate, guardate ragazzi come torturavano. Bisogna anche divorarli questi bastardi, ovviamente. Ah, questo è andato lì dentro. Vabbè. Ok. Bisogna andare lì sotto. Proseguiamo, Vilkas. Ci stiamo aprendo la strada come niente. Ecco, siamo arrivati al dunque. È successo. Eri tu il capo, vero? Ok, a niente di tutto. Non aveva un nome, peccato, peccato. Erano talmente inutili che non c'era nemmeno neanche il capo con un proprio nome. E quindi dubito che ci sia un diario. A meno che ci sia. A meno che. Possibile c'è un diario in generale. No, quello è un libro. E questi sono i frammenti del Wuthred. Wuthred. Abbiate pietà. Ok, posso passare. Posso aumentarlo di un livello. Ok. La vendetta è stata compiuta. Devo dire che. Per quanto che con ferocia abbia fatto questa azione, non mi pento minimamente. Di solito non è da me attaccare così, non è da Enki. Ma devo dire che tutta questa vicenda mi ha anche un po' trasformato. E io sono diventato una bestia, no? Per vendicare Kodlak. La bestia che anche lui stesso odiava. Non so se ho vendicato bene, diciamo, Kodlak, appunto. Ma. Era giusto farlo, secondo me. Ok. La trasformazione è terminata. Vediamo un po'. Frammenti di Wuthred. Ah, 2920 Stella del Mattino volume 1. Questo è quello che mi ha dato anche
Urag Groshab nell'Accademia, se non sbaglio, però non so se era il volume 1. No, non era questo, perfetto, allora. Perfetto, allora ce lo prendiamo. Però, vediamo, voglio vedere una cosa, una rapidissima occhiata. Ultimo anno della prima era. Ok, era soltanto una curiosità proprio rapidissima mia. Frammenti, prendiamoli. Torna a Jorvaskor. Io dico, ho sempre detto Jorvaskor, ma è Jorvaskor, lo dicono tutti. Guerriero. Questo non mi pare un libro che ho mai preso. No. Come neanche qui, di pugnali incrociati. Neanche. No. Ok, il Galerion mistico, sì. Il mistico. Ok ragazzi, ero tornato indietro per tutto il dungeon per vedere le cose che non potevo prendere prima con il lupo, quando ero in forma ferale. E erano libri che già avevo. E niente, c'era qualche pozione e così via. Ok. Sinceramente la cosa più pesante non era quella di andare a vendicarsi. Adesso la cosa pesante è tornare lì. Non so, è una sensazione molto triste, perché i compagni hanno perso il loro precursore. Hanno perso un uomo saggio. Un uomo che univa, perché il temperamento, il carattere che hanno i compagni è un carattere tosto, duro, è difficile tenere a bada. Kodrak riusciva, con la sua saggezza, con la sua esperienza, a unire i compagni. Cioè, ci deve sempre essere un precursore a fare questo. Per esempio, prendiamo un Farkas. Farkas non riuscirebbe, secondo me, a unire. Vilkas non lo so. Vilkas ancora non ho ben capito che carattere ha. Io so benissimo come negli Elder Scrolls funziona così, ovviamente. Tu finisci i compagni, una gilda dei guerrieri, la gilda della Compagnia Oscura, la gilda dei compagni, come questa. Quando la finisci, diventi tu il leader, quello che è. Quindi molto probabilmente il prossimo precursore saremo noi. Questo è ovvio che adesso io penso a questo. Non ci vuole tanto. Poi è possibile anche che Skerm mi sorprende e non sarà così. Però ripeto, c'è quest'ansia, questa agitazione a tornare lì. Non so ben spiegarmela, però. Ok, ragazzi, uccido questo ragno che c'è anche. Grande però. Vilkas devo dire che è un guerriero eccezionale. Brandisce la sua spada a due mani in modo pazzesco. Ok. Torniamo a Jorvaskor. Gli altri ormai avranno preparato il funerale di Kodlak. Va alla Forgia Celeste a rendere omaggio. Sinceramente non mi aspettavo questo, no. Ed è bello, molto bello. Vai alla Forgia Celeste. È una notte molto triste adesso a Whiterun. Io mi chiedo se anche lo Jarl è qui, ma dubito sinceramente. Eccoli ragazzi. Penso che soltanto i compagni ci saranno. Chi comincia? Lo farò io. Davanti all'antica fiamma. Siamo Siamo afflitti. afflitti.
Per questa perdita. Piangiamo. Per i caduti. Urliamo. E per noi. Prendiamo commiato. Hai ancora i frammenti di Vutrad. Dovrò prepararli per rimontarli. Te li restituisco con onore. Ovvio. Erland. Non servono troppe cerimonie con me, giovane. Ovviamente ho un piccolo favore da chiederti. C'è un altro frammento che Kodlak ha tenuto sempre vicino a sé. Si trova nelle sue stanze. Andresti lì a prenderlo? Non credo di essere la persona più adatta per rovistare tra le sue cose. Ok, lui non non è che non apprezza, ma che dice che è inutile essere così servizievole. Va bene, però è un piacere lo stesso. Grazie, mi troverai qui. Non ho voglia di parlare. Ma non ho cliccato. Ah, ok, è rimasta... Va bene. Abbiamo finito? Vado. Vattene. Queste cose rovinano un po' la situazione. Comunque, vedete, Kodlak era saggio. Un ultimo frammento l'aveva nelle sue stanze. Per sicurezza, per sicurezza. Vedete, Erland, che è il... Vabbè, è il fabbro più... Si dice più esperto, più bravo di Skyrim, quindi forse potrebbe essere anche l'unico che è in grado di riforgiare un'arma come la Vutrad di Isgramor. Ma per sicurezza è meglio sempre tenere un frammento di quell'arma con sé. Vedete, i manuali leggendari erano riusciti a prenderla. Io non so che potere che ha questa arma. Però... ha fatto benissimo Kodlak. Lui rimaneva qui e attendeva. È triste non vederlo più qui, anche perché ogni volta che sono sceso era sempre solo in questa stanza. Sì, certo. Aveva il frammento in un semplice comodino. Ma no, ma che buono, non volevo quello. Frammento di Vutrad. Diario di Kodlak. Quanto amo queste cose. Quanto amo queste cose. Nel mio sogno vedo la discendenza dei precursori che parte da Isgramor. Ciascuno di loro ascende a Sovngarde fino ad arrivare a Terfug. Il primo che ci ha convertito al culto della bestia. Oh, abbiamo il nome, finalmente. Egli cerca di entrare a Sovngarde, ma prima ancora che possa avvicinarsi a Zun, viene attaccato da un grande lupo che lo trascina nel territorio di caccia, dove Hersin sorride a braccia aperte. Terfug sembra pentito, ma anche ansioso di unirsi a Hersin dopo una vita al servizio come bestia. Poi vedo ogni successivo precursore allontanarsi da Sovngarde ed entrare nel territorio di caccia spontaneamente. Finché arrivo io, che vedo il grande Zun all'orizzonte, annebbiato che mi chiama. A quanto pare ho una scelta. Poi al mio fianco compare uno straniero che non avevo mai visto. Mentre guardo nei suoi occhi, ci voltiamo e vediamo lo stesso lupo che aveva trascinato via Terfug. E insieme estraiamo le nostre armi. Mi rendo conto, ho i brividi perché già sto pensando ad alcune cose. Mi rendo conto che è solo un sogno, ma è talmente reale da far desiderare a un uomo come me di metterlo per iscritto. Dunque deve essere qualcosa di importante.
Allora, tralasciando alcune cose che io non so che Zun, non so se... Ok, Terfug l'ha spiegato e ci siamo arrivati anche perché ho letto anche i grandi precursori. Ok. Tralasciando Kiazun, essendo un guerriero nord molto importante, lui ha sognato questo evento qui. Lo straniero, molto probabilmente, siamo noi. Però... Cioè noi combattiamo, io e Kodlak combattiamo contro questo lupo, che potrebbe essere la raffigurazione di Hursin, no? Oppure... Oh, no, ma però come si può avverare questo? Ok, vediamo, portiamo quel frammento lì. Ah, continua, scusatemi. Ok, continua. Ho parlato del mio sogno con il circolo, tralasciando la parte con lo straniero, in modo che Skior non tema che non gli chieda ancora consiglio. Non ero sorpreso nel vederli combattuti. Skior e Aela conoscono bene il culto della bestia e sembravano addirittura suggerire che il territorio di caccia sarebbe stata la loro scelta nell'aldilà, ammesso che si possa scegliere. Vilkask appariva come il più turbato. Si sapeva questo, lo sapevamo già. Il ragazzo è feroce come una tigre dai denti a sciabole in battaglia, ma il fuoco che brucia nel suo cuore a volte arde troppo intensamente. Si sentiva ingannato, non posso biasimarlo. Farkas non sapeva cosa pensare, ma credo che alla fine verrà con me e suo fratello come sempre. Non so cosa fare con Skior e Aela. So che rispettano sia me che i compagni, ma essi considerano il sangue in maniera più profonda del resto di noi. La fortuna ci sorride. Ieri Vilkas mi stava raccontando di quanto fosse stato difficile per lui rinunciare alle sue trasformazioni. Finché non riusciremo a trovare una vera cura, i gemelli e io abbiamo scelto di non cedere al sangue di bestia. Per me è stata una cosa positiva, ma Vilkas sembrava soffrirne un po'. Farkas appare completamente sereno. La resistenza di quel ragazzo continua a stupirmi. Mentre Vilkas si stava confidando tra le ombre di Jorvaskor, ho visto arrivare un nuovo membro che desiderava unirsi a noi. Parla di noi. Era lo straniero del sogno. A posto, adesso qui lo conferma. Quello che avrebbe affrontato la bestia al mio fianco. Vilkas aveva cominciato a parlare in un modo particolare, per non esporre i nostri problemi di fronte al nostro ospite. Io ho dovuto fare due volte attenzione, per non rivelare i nostri segreti al nuovo arrivato e per non svelare i dettagli del mio sogno a Vilkas. Non so come facciano i politici a trattare con questo genere di intrighe ogni giorno. Vedete ragazzi, in quel momento, in questo tipo di momento, diciamo, a Jorvaskor per i compagni, lui era l'unico a essere il precursore. Era una responsabilità enorme. Lui riusciva però, vedete, riusciva a nascondere queste cose per mantenere comunque il giusto equilibrio all'interno all'interno del gruppo. In ogni caso, ho mandato Vilkas a mettere alla prova il nuovo arrivato. Vedremo se è davvero il grande guerriero che ho sognato. Il nuovo arrivato sembra un tipo in gamba. Si chiama Enki e ha già fatto colpo su alcuni membri del circolo con il suo coraggio. Per ora continua a tenere per me il suo ruolo nel mio sogno. Vediamo quale destino ci attende prima di rivolgermi a questo individuo. Nel frattempo sto cercando un modo per purificare il mio sangue. Le testimonianze scritte, le leggende in materia sono scarse e contraddittorie. Non vorrei ricorrere ai maghi, ma temo siano gli unici che sappiano come muoversi in questo ambito meglio di chiunque altro. Ora è evidente che la scelta di Terfug di convertirci è stato un errore. La magia e tutto ciò che ruota intorno a essa non rientra nello spirito dei compagni. Noi affrontiamo i nostri problemi direttamente, senza ricorrere a simili inganni. Posso solo sperare di riportare tutti noi sul vero sentiero di Ysgramor prima di essere corrotto. Anche come il ragazzo che mi ha scritto, lascia da perdere la magia, attacca come un vero nord. È così. E anche continua a stupire. Non so ancora quale sarà la sua posizione sulla questione del sangue. Non abbiamo avuto modo di parlarne. Sa che in noi scorre il sangue di bestia e sembra interessarsi la cosa. Ben presto potrà spiegare i nostri problemi e scoprire quale sarà il suo ruolo. Sono sbalordito che Aela pensa di poter tenere un segreto fra questi marmaglia di ubriachi. Soprattutto dopo la perdita di Skior, che mi ha causato una grave ferita al cuore. Le emozioni si stanno consumando e le mura della discrezione sono le prime a crollare. Mi dispiace, ha provato veramente dolori clamorosi quest'uomo. Sembra che lei e Enki stiano conducendo la loro guerra.
privata con Trimano d'Argento per vendicarsi della morte di Skjor. Le loro intenzioni sono nobili, ma il corso della vendetta si sta surriscaldando e temo per il contraccolpo che potrebbe scaturire se non terranno a freno la loro ira. Enki dimostra di avere coraggio e forza, anche in questi tempi in cui siamo a corto di uomini. Non abbiamo avuto occasione di parlare troppo e questa è una cosa che mi sta dispiacendo molto. Nutro grandi speranze per il suo destino, in quanto mi sono reso conto che la sua apparizione nel mio sogno potrebbe significare che è il precursore che mi succederà. Ho fatto pochi sogni nel corso della mia vita. Sono nato 87 anni fa. Per 65 anni sono stato l'imperatore di Tamriel. Ma in tutti questi anni non ho mai regnato sui miei sogni. Ma ho imparato a fidarmi di quei pochi. Ho imparato inoltre a fidarmi del mio istinto, che mi dice che Enki potrà portare avanti l'eredità dei compagni, con la stessa capacità di un abitante di Jor-Vascolo, soprattutto dopo la morte di Skjor. Ela è troppo solitaria, Vilkas è troppo irascibile e Varkas è troppo buono. È incredibile come stavo facendo questo discorso quando tornavo dalla vendetta di Mano d'Argento. Solo Enki ha la stoffa del vero guerriero in grado di mantenere il sangue freddo in mezzo a questi animi surriscaldati. La mia azione non mi trovo tanto d'accordo con questa ultima affermazione di Kodlak. L'azione di vendetta che ho fatto, però. Tuttavia, non ho intenzione di parlare di questo. Si tratta di un fardello troppo pesante. La mia speranza è che possiamo continuare a consultarci negli anni a venire e che io possa insegnargli la saggezza dei precursori. Ogni cosa a suo tempo. Per cominciare chiederò il suo aiuto per la faccenda delle streghe di Glenmoril. Sembra che la nostra strada verso la cura preveda di vendicarci di coloro che ci hanno maledetti. Cioè, le parole non ci sono. Guardate ragazzi, guardate. Sono convinto. Ah no, ok. È ancora Ruba. Quando diventerò allora precursore? Ci sono parecchi libri che non ho. Sono arrivati. Ragazzi, il video questo è più corto del solito. Ho meno tempo del solito. Lo chiudo qui. Il prossimo video sarà inizio settimana. Non vedo l'ora di consegnare questo frammento a Erland. È incredibile come mi faccio emozionare questo gioco. Ci vediamo fra pochi giorni. Grazie ancora. Ciao ragazzi.